per questa e per la prossima puntata ho scelto una location un po' particolare. Siamo al santuario del Monte delle Formiche. Se vi capita di venire a Bologna e seguite la località Monte Renzio, poi lo trovate. È un luogo che io amo molto perché, se veniste qui, ve ne accorgereste subito, c'è davvero un'energia spirituale molto potente. Ed ho scelto questo luogo perché in questa puntata e nella prossima vorrei proporvi due esperienze che seguono il lavoro che facciamo per la cura della nostra anima e che così mi hanno ispirato l'idea dell'elevazione, di andare in un posto elevato, più vicino, anche metaforicamente, simbolicamente, a quella che è la connessione spirituale. Oggi lavoriamo su quello che è chiamato l'effetto Mozart, e ho chiamato questa puntata appunto effetto Mozart in pratica. Perché? Perché farai esperienza diretta di che cos'è questo effetto Mozart. Che cos'è questo effetto Mozart? Molto semplicemente si è rilevato, si è sperimentato che la musica di Mozart in particolare, e altresì la musica barocca, per le sue particolari strutture armoniche, per le sue particolari strutture di frequenze, porta notevoli effetti reali di benessere inteso in senso esteso, di benessere emotivo, di benessere psicologico, ma anche per esempio di incremento delle proprie capacità cognitive, di miglioramento della concentrazione, eccetera. Ma non aggiungo altro perché se tu clicchi sul link che è in questa pagina, puoi andare direttamente a scaricarti gratuitamente l'ebook L'effetto Mozart, così puoi avere diretta esperienza di conoscenza di che cos'è l'effetto Mozart. Ascolterai Mozart naturalmente e farai direttamente esperienza dell'effetto di benessere. Però vorrei proporti un ascolto più profondo e più elevato, ecco perché te lo propongo dal Monte Sinai, meglio Sinai che l'Ararat naturalmente. Perché? Perché, come diceva San Tommaso, ogni ascolto è un'esperienza spirituale e ogni musica è una musica sacra. Naturalmente ogni musica che sia tale, realmente tale, che sia vera musica, non necessariamente musica vera, musica autentica, uguale musica classica, assolutamente non è così, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata di questa serie. Musica vera è la musica che tu hai capacità di ascoltare, che tu ascolti profondamente, che tu intenzionalmente, verso la quale tu intenzionalmente ti approcci, apri le tue orecchie che sono l'apertura dei padiglioni del tuo viaggio interno, della tua esperienza interiore, i padiglioni della tua anima a tutti gli effetti. Ebbene, vorrei proporti tre esercizi da fare ascoltando, riascoltando questo brano di Mozart che ti proporrò subito dopo questa introduzione. E sono tre esercizi che mi sono stati ispirati da quello che considero, spero che non si offenda, il mio maestro, che ha cambiato veramente e in brevissimo tempo ha cambiato radicalmente la mia esperienza di ascolto, la mia esperienza musicale, voglio dire anche il senso dell'ascolto stesso e la mia esperienza spirituale, quindi una crescita spirituale proprio fondamentale grazie ai suoi insegnamenti. È il maestro direttore d'orchestra Lorenzo Colladonato, che spero di presentarvi in maniera più approfondita, perché mi piacerebbe che curasse lui proprio una rubrica per il nostro canale YouTube di ascolto, ma lo sto corteggiando, vediamo se risponderà alle mie richieste. Mi ha insegnato, tra le varie cose, tre cose in particolare che vorrei riportarti, tre cose che mi hanno veramente profondamente segnato. La prima è che lui lo chiama ascolto analitico, è l'ascolto approfondito. La prima è che l'ascolto deve superare quello che è l'elemento visibile, la parte superficiale, diciamo così. Io uso questa immagine sinestesica, no? Ti uso un'immagine visiva per darti l'idea. Però la musica, più tu entri in essa, più senti quello che è invisibile, quello che costruisce poi l'architettura visibile, quella che è più in superficie, quella che più richiama anche la udibilità, quella che più
riconosciamo poi come la melodia, come la struttura armonica, eccetera. Ed è un esercizio che ti inviterò a fare con questa, con questo ascolto. Secondo, che l'esperienza musicale è sempre legata all'esperienza del tempo. È la musica che domina il tuo ascolto. A differenza di un quadro, per esempio, dove il tempo lo decidi tu, il quadro è fermo, è statico, l'esperienza temporale del quadro è quella tua, psicologica o di osservazione o emozionale. In questo caso, quando si ha a che fare invece con la musica, è sempre la musica che domina tutto l'evento del tuo ascolto. Ed ecco perché è importante ascoltare e riascoltare, ed ecco che da lì si costruisce la magia. Il terzo grande insegnamento, che per me forse è il più importante, è che già ascoltare in questo modo significa creare. Già ascoltare la musica così come stiamo imparando a fare significa creare una nuova esperienza di realtà musicale, addirittura creare una nuova esistenza della musica stessa, perché si integra, si intreccia con la nostra esistenza, con la nostra esperienza individuale, che è naturalmente irriducibile. Ecco allora i tre esercizi per l'effetto Mozart in pratica. Primo esercizio: ascolta la parte più superficiale, ascolta la linea melodica, quello che più ti appare come evidente a livello della composizione. Secondo esercizio: scegli uno strumento, qualunque strumento, scegline uno e cerca di ascoltare solo quello, di identificarlo nel percorso compositivo, soltanto quello strumento, cosa fa, dove va, come si muove all'interno della struttura compositiva. Terzo esercizio, ovviamente, cercare l'invisibile, ascoltare sotto la superficie che è individuato nel primo esercizio e sentire invece quello che modula complessivamente, olisticamente, la struttura compositiva, la musica stessa, in modo che la musica poi emerga, ti catturi, ma allo stesso tempo costituisca per te un'esperienza consapevole, profonda, spirituale. Effetto Mozart in pratica.